Vanessa Ferrari è la prima ginnasta a vincere 6 medaglie ai Giochi del Mediterraneo, la prima italiana a conquistare l'oro ai campionati mondiali, la prima a diventare un'icona di uno sport che è stato per noi ricco di successi al maschile, non altrettanto al femminile. Finché non è arrivata lei, Vanessa Ferrari appunto, che è stata anche la prima a costringere l'istituzione a costruirle una palestra a Brescia, come da sua richiesta dopo l'oro mondiale. La ginnastica di Supervani è energia allo stato puro, sprigionata da quel fisico minuto che non arriva al 1,50 m. Introversa di carattere, talento più volontà e determinazione, capace di sopportare una serie di infortuni che avrebbero schiacciato chiunque, non lei, perché il sacrificio costante è nel suo DNA. Così ha sopportato la frattura d'un dito nel 2005, la frattura allo scafoide ai mondiali di Stoccarda 2007, in cui comunque ha vinto il bronzo, la tendinite che ha rovinato il suo debutto olimpico a Pechino 2008 e che l'ha costretta ad un intervento chirurgico nel 2009. Il mondiale 2006 di Aarhus resterà nella storia, oro nel concorso generale, due bronzi alle parallele e al corpo libero sulle note di Nessun Dorma, senza dimenticare le 6 medaglie con 3 ori agli europei, più una vera collezione di metalli preziosi in altre gare. Una vita sempre al limite, una vita per niente normale, con rinunce e pochi svaghi, per essere Vanessa Ferrari, che oggi ha 21 anni e che sa che la ginnastica è usurante, le chiede di non rimandare troppo l'addio per tornare magari a disegnare. Ma prima c'è Londra, prima deve scacciare il ricordo doloroso in tutti i sensi di Pechino, sempre seguita dal suo allenatore storico Enrico Casella, che già spera di vederla continuare oltre. C'è ancora quel traguardo storico da inseguire, perché lei è il caporal maggiore dell'esercito e cavaliere della Repubblica Vanessa Ferrari, in Italia, nella ginnastica, la prima.